Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo una pulizia molto approfondita del bagno, una di quelle pulizie che si fa una volta l'anno. Per cominciare, quindi, svuotiamo il bagno da tutti gli oggetti. Questo step secondo me è fondamentale per due motivi. Il primo, perché in questo modo la pulizia sarà sicuramente più veloce. Il secondo, perché può essere una buona occasione per fare un pochino di decluttering oppure per riorganizzare o risistemare meglio alcuni oggetti. Il bagno è completamente vuoto, quindi possiamo iniziare a pulire. Partiamo dall'alto, anzi dall'altissimo. Quindi vado a passare lo Swiffer sulla parte di muro, quella più alta, sopra alle mattonelle. Visto che voglio fare una spolverata molto approfondita, approfitto anche per pulire appunto le pareti, che in realtà non dovrebbero essere particolarmente sporche. Cosa che non si può dire invece della parte superiore di tutta la mia struttura del bagno. E difatti qua c'era un bello strato di polvere, perché quando pulisco il bagno questa pulizia di solito non la faccio, e proprio perché c'era un bello strato di polvere non ci vado con lo Swiffer ma ci vado direttamente con il Dyson. Sempre con il Dyson vado poi a pulire anche il davanzale della finestra, che è un'altra cosa che solitamente quando pulisco il bagno non pulisco, e anche tutto il sistema di tubature del lavandino, tutte quelle parti insomma in cui si può accumulare polvere. Dopodiché passo alle pareti, quelle rivestite dalle mattonelle. Per pulire le mattonelle utilizzo una spugnetta bagnata ma ben strizzata e vado ad utilizzare solamente un multiuso. Quindi un detergente che abbia un basso potere lavante, perché comunque non devo andare a sgrassare niente, devo andare solamente a pulire delle mattonelle in cui possono esserci sditate o magari qualche residuo di sapone, quindi non c'è bisogno di una pulizia approfondita, e vado ad utilizzare la spugnetta bagnata, in questo modo non devo poi andare a risciacquare. In questo piccolo gradino invece, come avete visto, c'era un bel accumulo di calcare, perché qua ci sono tutti i giochi dei bimbi del bagnetto, quindi dove c'è il ristagno di acqua c'è anche calcare. Il multiuso quindi non è stato molto efficace, perciò solo in questa parte vado ad utilizzare anche un anticalcare, ma l'anticalcare lo vado a sciacquare ovviamente, perché ho paura che il pH molto acido possa rovinare le mattonelle. Poi continuo sulle pareti utilizzando sempre e solamente il multiuso. Già che sono sullo scaldasalviette passo anche lo Swiffer, perché qua tra un tubo e l'altro si accumula un sacco di polvere, specialmente in inverno quando lo scaldasalviette è acceso, però ecco, lo Swiffer lo passo solamente in questa zona e poi proseguo con la pulizia sempre con il multiuso anche sull'armadietto che ho dietro la porta, dove tengo detersivi, asciugamani e quant'altro. Pulisco anche la striscia di mattonelle che ho sotto al lavandino e già che ero a terra mi sono ricordata di aver visto ormai da tanto tempo delle macchie intorno ai sanitari, intorno a bidet e water, che sono anche qui macchie di calcare. Qui ovviamente si fa fatica a pulire normalmente, a meno che uno non ci va appositamente come in questo caso, e quindi quando si accumula dell'acqua che magari scende giù dai sanitari è normale che poi il ristagno di acqua fa formare il calcare. Quindi anche in questo caso vado ad utilizzare l'anticalcare, come vedete il pavimento torna come nuovo. Nobody.
Poi mi dedico invece alle mensole in vetro che ho nella zona del lavandino. Anche qui, per facilitare la pulizia, come prima cosa le vado a levare tutte. Questo è uno dei motivi per cui vi consiglio di levare tutti gli oggetti prima di fare queste pulizie. Poi la struttura, che è in laminato, la vado a pulire sempre con il multiuso. Qua comunque ci c'è dello sporco, ad esempio dei residui di trucco o un po' di unto, quindi lì passo il multiuso. Invece sulle mensole in vetro vado ad utilizzare il Chief Vetri, che deve aver cambiato formula e quindi adesso consigliano, una volta passato lo spray, di asciugare, e quindi è quello che faccio. In questo modo il vetro torna perfetto, senza aloni, ed è quello che faccio poi anche sullo specchio. Poi faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Qua prima spruzzo sulle mensole e poi, man mano che le levo, ci passo con il panno bagnato, e dopodiché, quando le rimetto su, ci passerò col panno asciutto. Le mie mensole in vetro sono facilmente removibili perché sono fissate solamente con delle ventosine, quindi è sufficiente fare un po' di pressione per staccarle. Dopodiché qua c'era un bello sporco, perché qua tengo tutta la parte del make up, quindi qua ho passato sempre con il multiuso, e poi vado a rimettere su le mensole asciugandole man mano, una alla volta asciugo e rimetto sulle ventose. Un'altra cosa che era molto tempo che volevo pulire è questa fessura che c'è tra il lavandino e la carta da parati. Come vedete c'è una bella striscia nera di muffa. Anche questo è normale, perché quando c'è un ristagno d'acqua, oltre al calcare, si forma anche la muffa. La muffa si può levare in due modi: con la candeggina o con l'acqua ossigenata. Io non avevo a disposizione dell'acqua ossigenata, ma ho utilizzato l'ace gentile, quello che si usa per la lavatrice, per intenderci. Avete visto che man mano che l'acqua ossigenata agisce sulla muffa, diventa bianca, si forma questa schiumetta bianca che indica proprio l'azione dell'acqua ossigenata. E lascio agire per qualche istante e poi vado a pulire con uno spazzolino. Avete visto che lo spazzolino comunque era abbastanza nero, proprio perché va a rimuovere la muffa. Passo anche con un cotton fioc a punta per essere sicura di rimuovere tutto quanto, tutta la muffa presente, e poi ripasso con un asciugamanino, con una spugnetta bagnata, per levare la muffa rimasta e l'acqua ossigenata. Sempre parlando di muffa, vado a pulire la piletta del lavandino. Anche qua appunto c'è la muffa, in questo caso però ce n'è molta e quindi preferisco utilizzare un approccio più aggressivo e vado a utilizzare quindi la candeggina. Utilizzo l'ace gel, lo vado a mettere bene su tutta la piletta. Avete visto che ho sciacquato molto bene lo spazzolino, perché la candeggina è una sostanza molto basica. Lo spazzolino l'avevo appena utilizzato con l'ace gentile, che invece è una sostanza molto acida. Se vengono a contatto fanno una reazione e si sviluppa ammoniaca, che non è proprio una roba salutare da respirare. Quindi ho sciacquato bene e solo successivamente ho utilizzato la candeggina. Qui lo schifo penso che lo vedete da sole, questa è un'operazione che faccio abbastanza regolarmente, perché sotto la piletta si forma tanta muffa. Dopodiché sciacquo bene e la piletta torna come nuova. A questo punto le pulizie straordinarie sono terminate, andiamo a pulire i sanitari. Parto dalla vasca, che non mi vedete quasi mai pulire, ma visto che oggi ho fatto una pulizia approfondita, puliamo anche questa. Quindi vado a spruzzare il prodotto e poi lo lascio agire qualche minuto. Nel frattempo, mentre lui agisce, vado a pulire lo scopettino del bagno. Sapete ormai come faccio a pulirlo: utilizzo semplicemente l'acqua quasi bollente.
Quindi fisso bene lo scopettino tra il water e la tavoletta e poi ci vado a rovesciare sopra dell'acqua che ho fatto quasi bollire, ruotando lo scopettino così che appunto l'acqua vada a pulire bene tutte le setole. Quella che avanza la verso nel portascopino, non fate come me, levate la mano quando versate l'acqua, cioè poggiate il portascopino a terra e versateci l'acqua così non rischiate di ustionarvi, e poi ci vado a mettere sopra lo scopino perché in questo modo continuerà a igienizzarsi sia con l'acqua calda che con il vapore. Questo secondo me è il metodo in assoluto più efficace, più economico e anche più eco-friendly. Poi torniamo alla vasca. Io ho utilizzato come sempre un detergente a base di acqua ossigenata, perché in questo modo combino due azioni. La prima azione è quella appunto igienizzante dell'acqua ossigenata, la seconda è legata alla formulazione. Tutti i detergenti che contengono acqua ossigenata hanno un pH acido, perché l'acqua ossigenata è stabile a pH acido. Come vi dico sempre, il calcare è una sostanza basica, quindi per scioglierlo c'è bisogno di un acido, di una sostanza acida, quindi utilizzando degli spray a base di acqua ossigenata combinata appunto sia l'azione anticalcare che l'azione igienizzante dell'acqua ossigenata. Quindi per il bagno preferisco utilizzare ecco questi piuttosto che altra roba come ad esempio a base di candeggina, che invece è molto 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 più inquinante. Dopo aver insaponato e sciacquato la vasca, la vado ovviamente ad asciugare ben bene per far sì che la pulizia non sia solo concreta ma anche visiva, e poi vado a pulire invece il resto del bagno partendo dallo specchio. Utilizzo il Cif Vetri, che come vi dicevo deve aver cambiato formulazione, quindi adesso se ci passate solamente con lui e lo straccio asciutto vi rimangono gli aloni. Quindi quello che consigliano sull'etichetta è di passare con uno straccio bagnato e poi di asciugare, e effettivamente ho notato in questo modo che lo specchio è venuto pulitissimo senza aloni. Poi vado a pulire i sanitari, quindi il lavandino con il suo piano, il bidet e il water. Utilizzo sempre uno spray a base di acqua ossigenata, solitamente utilizzo molto meno prodotto, oggi mi sono fatta sfuggire un pochino la mano, difatti ho fatto molta più fatica a risciacquare, ho utilizzato anche molta più acqua. Questo è il motivo per cui mi piace sempre utilizzare poco prodotto, non serve eccedere, ci sono solamente controindicazioni nell'eccedere con i prodotti, e quindi anche se volete fare delle pulizie approfondite non vi consiglio di utilizzare troppo prodotto, perché lo sprecate, non serve, fate fatica a sciacquarlo e consumate un sacco di acqua. Anche in fase di risciacquo, per quanto possa essere comodo tenere il rubinetto aperto, mi raccomando chiudetelo sempre, perché l'acqua è veramente uno dei beni più preziosi che abbiamo, e sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno problemi con l'acqua. Per pulire la piletta non basta lo spray all'acqua ossigenata, devo per forza utilizzare anche l'anticalcare, che ha un potere appunto anticalcare molto più forte. Non c'è problema a mescolarlo con l'altro spray che utilizzavo a base di acqua ossigenata, perché hanno entrambi un pH acido, quindi sono compatibili e non rischiate di dar luogo a reazioni indesiderate. Una volta terminata la fase di risciacquo vado ad asciugare ben bene tutto, sia per dare appunto visivamente l'idea del pulito, ma anche perché, come vi dico spesso, lasciare l'acqua non può far che cose negative, si forma il calcare, si forma la muffa, quindi quando pulite vi consiglio sempre di asciugare. E successivamente vado a pulire poi anche il bidet e il water. Parto sempre con il bidet e poi passo al water, no? Per l'ordine di grado di sporco.
A questo punto è passato molto tempo, quindi sicuramente lo scopettino del bagno si è igienizzato, quindi vado a rovesciare l'acqua bollente nel water e poi scarico e sfrego bene per pulire il tutto. L'ultima cosa che rimane da pulire è la porta. Anche per la porta vado ad utilizzare semplicemente un multiuso, non c'è bisogno di utilizzare chissà quale detersivo con chissà quale potere sgrassante, perché quello che ci può essere nella porta al massimo è un po' di unto delle mani dei bimbi. E con questo diciamo che abbiamo terminato la pulizia. A questo punto apro la finestra, la spalanco, perché oltre ad aver pulito tutto facciamo anche cambiare un pochino l'aria, che fa sempre bene, e quindi non rimane che pulire il pavimento. Passo prima il Dyson. E poi vado a pulire invece con gli straccetti bagnati Swiffer, che sapete per il bagno mi piacciono tantissimo. Ci faccio sempre due passate, dopo due passate lo straccetto è praticamente asciutto o quasi. E quindi questa è la prima passata, vado a pulire bene tutti gli spigoli, cerco di fare insomma una pulizia un pochino più approfondita, sfregando anche in maniera abbastanza vigorosa. Poi faccio asciugare, tanto con la finestra aperta e il riscaldamento a pavimento ci metto un attimo, e faccio subito un'altra passata. Non so se riuscite a vedere in controluce come prima il pavimento era molto più bagnato quando passavo lo Swiffer, adesso specialmente nelle fasi finali, nelle mattonelle finali, già si vede che lascia diciamo meno bagnato, quindi devo ripassare bene per far bagnare tutte le mattonelle, proprio perché, come vi dico, questi pannetti sono molto comodi ma si asciugano a tempo record. E questo è l'effetto finito della mia pulizia. È stata una bella fatica, ma devo dire che ne è valsa la pena. Se ne riparla fra circa un annetto e mezzo per queste pulizie straordinarie. E adesso non mi rimane che rimettere tutti gli oggetti al loro posto, facendo, come vi dicevo, un po' di ordine e di decluttering. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto interessante, qualche nozione così di chimica generale, che so che vi piace sempre, e anche una buona dose di motivazione. Noi ci vediamo al prossimo video e ci sentiamo qua sotto nei commenti. Ciao a tutti!